La messa in sicurezza di via Strinato a Strettoia nel comune di Pietrasanta è una priorità, parola di sindaco che garantisce una volta per tutte l'inizio e la fine dei lavori. Incontrando i membri delle 12 famiglie isolate dopo la frana nella frazione di Strettoia, il sindaco, insieme ai tecnici, geologi e dirigenti comunali, ha illustrato gli interventi necessari per la completa messa in sicurezza dei versanti dopo gli ultimi smottamenti. Quindi subito i lavori, in modo da consentire la viabilità e alle famiglie di raggiungere le loro abitazioni. Intanto gli interventi per la rimozione della terra e la pulizia dei versanti franati sono già iniziati. Dureranno 7 giorni, tempo permettendo, e sarà garantito solo il passaggio di mezzi di soccorso. Nel frattempo, per questo periodo, verrà messo a disposizione delle famiglie un minibus guidato da un volontario della Protezione Civile parcheggiato sul versante sopra il fronte della frana, in una zona sicura, per accompagnare i residenti alle loro abitazioni. L'obiettivo dell'amministrazione Mallegni è garantire nella seconda fase il passo anche alle automobili e il completamento dei lavori nel più breve tempo possibile. Poco distante dalle abitazioni, i tecnici comunali hanno già installato una cisterna ed un mezzo di primo soccorso in caso di necessità. La raccolta differenziata sarà comunque assicurata anche in questo periodo con il posizionamento di un'isola ecologica sopra il fronte della frana e il ritiro settimanale. L'intervento di messa in sicurezza prevede la rimozione della terra, l'installazione di reti di fissaggio, il consolidamento della base del versante, l'applicazione di micropali in cemento nelle aree di distacco e la regimazione delle acque.